Ma queste sono cose che non devo pensare assolutamente. La squadra l'ha presa come l'ha presa nelle altre settimane, perché questa è una situazione che va avanti da diverso tempo, che a me non deve neanche toccare, perché devo pensare solo al campo e a mettere la squadra migliore in campo affinché si possa rialzarsi come ha sempre fatto questa squadra, questo gruppo di ragazzi. Dopo una partita non bellissima, anzi, di Ferrara, dove veramente c'è da chiedere scusa alla tanta gente che è venuta a seguirci a Ferrara, a Perugia. È un momento di prendersi tutti delle responsabilità, di reagire, di far vedere che siamo degli uomini veri, ma non solo a parole, ma anche sul campo, come abbiamo dimostrato diverse, volte, soprattutto in casa. Mister, a prescindere dagli aspetti tecnico-tattici che in questa fase emergenziale lasciano il tempo che trovano, soffermandoci invece sul materiale umano che le è stato messo a disposizione, ecco, alla luce di queste sconcertanti prove in campo esterno, praticamente lei non ritiene, ecco, volendo fare in qualche modo una sorta di mea culpa, non ritiene di avere sovrastimato qualche individuo, qualche elemento che invece sul piano della personalità, del rendimento caratteriale, dell'abnegazione e della voglia di soffrire è venuto meno e si è dimostrato, perlomeno in base al campo, si è dimostrato inaffidabile. Ma se devi guardare le partite in casa e quelle fuori, quando vedi quelle in casa e quelle in casa, sembra che tu abbia fatto le scelte giuste e questa squadra possa crescere tantissimo. Poi vedi la squadra fuori casa e dici forse abbiamo dei grossi limiti. Ma sono convinto che questi limiti questi ragazzi li supereranno. Io voglio solo una cosa, che a prescindere dall'aspetto tattico e tecnico, quello che fino ad oggi avrei voluto vedere, magari non ho visto, anche in casa e anche fuori casa, è il furore agonistico che deve contraddistinguere questa squadra. E l'Avellino soprattutto, per il contesto in cui siamo. Questo lo voglio vedere soprattutto domani. Il lupo che ci rappresenta fuori deve essere la rappresentanza della nostra partita, la ferocia, la cattiveria, quella che probabilmente non abbiamo messo fino ad oggi, perché anche in casa sì, abbiamo fatto delle buone partite, abbiamo fatto dei buoni risultati, però quella ferocia che voglio vedere io ancora non l'ho vista e la voglio vedere domani. Buongiorno. Mister, ciao, buongiorno. In questi giorni tormentati, frenetici, sembrano esserci almeno due certezze. La prima è quella che la squadra sembra che abbia difeso, ovviamente nel tuo operato, abbia fatto fronte comune. Ti chiedo se è più contento per questo che i ragazzi ti seguono, che lo spogliatoio è un libero combatto, se è più deluso da questa apertura che sei venuto a creare con la società, perché diciamoci la verità, sei stato delegittimato nel momento in cui una società, i dirigenti principali incontrano un altro allenatore con tanto di foto testimoniata dai colleghi di tutto Avellino, secondo me un allenatore delegittimato. Per me no, perché se sono ancora qua e il giorno dopo mi si è stata manifestata ancora grande fiducia, poi il presidente è il presidente, può incontrare chiunque, è il padrone di fare le sue scelte e di incontrare chiunque. Io la cosa che mi fa più piacere è la testimonianza dei ragazzi, a prescindere dall'affetto che ho nei loro confronti e loro nei miei, il rapporto che si è creato. Su cosa ho lavorato a un certo punto del campionato, sulla formazione di un gruppo che era difficile formare. Oggi questo è un gruppo, ma non perché ha difeso il proprio allenatore, ma perché ha preso una decisione comune, si è unita in un'unica cosa, che poi può essere l'allenatore, può essere la vittoria di domani, può essere la vittoria fuori casa, ma che si è unita in un unico obiettivo. Dove pensi di aver sbagliato e se è opportuno chiedere scusa dopo la sconfitta con la spalla, cosa che anche il presidente ti ha un po' rimproverato? E la terza cosa, sei diventato, ti sei un po' il capo espiatore.
Allora, sul chiedere scusa, forse dopo la partita ero troppo amareggiato e non ci ho pensato neanche, era doveroso farlo. Ma come l'ho fatto anche a Perugia, che mi è dispiaciuta, la cosa più grave che mi è dispiaciuto fare una prestazione del genere dopo tanta gente che ci ha seguito e ci ha sostenuto durante la gara. Per quanto riguarda perdi o non perdi, io quello che devo guardare è il mio lavoro e preparare la squadra per domani per fare una grande prestazione. Affrontiamo una squadra forte che ha militato in Serie A la passata stagione, un gruppo di calciatori che ha fatto la Serie A la passata stagione. Non sarà una partita facile, ma quello che voglio vedere, l'ho detto anche ai ragazzi, lo sto dicendo a voi, è il furore agonistico che fino ad oggi a tratti forse si è visto, ma lo voglio vedere che esca fuori in tutta la sua forza. Qual era l'altra domanda? Sempre, dal primo giorno che sono venuto ad Avellino, sapevo che era una piazza importante, esigente, volevo e voglio ancora regalare delle soddisfazioni, lasciare un segno come ho sempre lasciato nelle piazze dove sono stato, sia da uomo che da professionista, e questo è il mio obiettivo, è stato dal primo giorno e lo sarà sempre. Ma non sono cose che mi possono. O devo guardare. Assolutamente no. Quello che era 2 settimane fa, dal primo giorno che ci siamo incontrati, c'è oggi. Non dipende dai risultati, la fiducia che c'hanno nei miei confronti. C'è un rapporto. Sì. Mi piacerebbe che cambiasse questo atteggiamento attraverso le prestazioni, attraverso i risultati. Tu mi hai detto, forse sei diventato il capo espiatorio. Vorrei dire, non esserlo attraverso i risultati o attraverso le prestazioni. Non lo so, se lo devo essere lo farò volentieri, ma i fulmini dovranno ritornare indietro attraverso i risultati. Ma l'aspetto tattico oggi conta poco. È la voglia, è la ferocia, è la cattiveria che dobbiamo mettere in campo domani, quello che conterà di più. E come staremo in campo? Ho qualche dubbio perché il reparto avanzato adesso sta crescendo. Sicuramente giocheremo con 4 difensori e 3 centrocampisti. Buongiorno. E che non farò mai più. La passione per questo lavoro. Quello che ho costruito in 30 anni di carriera da calciatore e da allenatore, la voglia di lavorare, gli attestati della società e dei ragazzi che mi hanno dimostrato veramente tanto attaccamento, però ora c'è questo attaccamento da dimostrarlo in campo. 30 anni di lavoro, 30 anni di carriera e 10 anni da allenatore dove ti sei costruito una credibilità da uomo e da professionista, le devi difendere con i denti fino all'ultimo giorno. E spero che sarà il 30 giugno. Pensare a una cosa del genere. Io posso solo cambiare il pensiero della gente che devo ringraziare perché fino ad oggi, sia in casa e fuori casa, ha sostenuto questi ragazzi, indipendentemente dai cori o non cori, e devo solo ringraziare. Spero che non sia questo. Devo far cambiare questo e dobbiamo far cambiare questo attraverso i risultati e le prestazioni. E ripeto,
se si vedrà l'Avellino furioso, combattivo, voglioso di fare la partita anche contro il Frosinone, che è una grande squadra, ripeto, è quello che in questo momento vuole vedere la gente, è quello che voglio vedere io. Salve. No, l'abbiamo fatta, l'ho decisa io insieme alla società. Perché è giusto che si debba. No, assolutamente. No, invece no, invece no, è passato un messaggio sbagliato. Volevamo prendermi e prenderci tutti insieme il disappunto della gente. Sì, perché è giusto che negli applausi e negli insulti siamo tutti insieme. Questo è il messaggio che doveva passare e noi l'abbiamo fatto passare. Poi le interpretazioni sono. Ma quelle dei calciatori, quelle del direttore sportivo e del direttore generale che sono stati a cena con me, a pranzo con me il giorno dopo, quando sono uscite tutte queste, queste dichiarazioni, e questo gli attestati. E questo non lo potrò mai dire, ma non è un problema mio, io prendo questi attestati e mi danno la forza di andare domani ancora più combattivo di prima. In che senso? No, quello anche, perché mia moglie e mia figlia sono stati qua dopo la partita con la SPAL, ma c'era anche il direttore sportivo e il direttore generale a cena con mia moglie e mia figlia. Questo è, mi auguro che siano sinceri, perché la cosa che ho dimostrato io dal primo giorno che ho firmato per l'Avellino, serietà, schiettezza, sincerità, è quello che voglio che mi ritorni, che sia una contestazione, che sia sincera, che sia un attestato di fiducia sincera, è tutto quello che ti viene dato, che sia sincero e diretto. Ma tattica fuori casa, perché in casa con la Ternana, con lo Spezia. No, dal punto di vista tecnico-tattico sì, ma dal furore agonistico ancora, quello che ho dentro io, il fuoco che ho dentro io ancora non l'ho visto. Lo devi tirar fuori, ma tante cose, ripeto, quando ricostruisci un gruppo nuovo, 17 calciatori nuovi, giovani, di nazionalità diversa, c'è un processo di crescita che deve avvenire al più presto possibile, perché se no siamo dei bambini, rimaniamo bambini e non cresciamo. Devi mettere in preventivo che ci sono delle oscillazioni di prestazioni non così evidenti fuori casa. Sì. In realtà, come tu sai, in genere, la storia di questa città insegna dai tempi del Napoli in cui accusavano Biancolino, Buleo, Lametrano di essere già dentro la partita del Napoli prima di giocare e di vincerla, ai tempi di Rastelli in cui vinceva e comunque era odiatissimo dal pubblico, tu stai nella hit parente in questo momento. Pensi forse di aver sbagliato? Con noi no, perché noi ti abbiamo avuto modo di conoscere. Beh, forse sì, no? Forse sì, in questo sì. Sì. No, 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 secondo me ho sbagliato a non farmi conoscere veramente per quello che sono, magari non frequentando, ma non per volere mio, perché vivo al Green Park, non ho macchina, quindi finisco l'allenamento e mi rinchiudo in quell'albergo, perché anche ieri per esempio sono andato a prendermi un caffè, mi hanno fermato 4-5 persone dicendomi cosa andava bene, cosa non andava bene, e mi hanno conosciuto come persona. Forse in questo ho sbagliato a non farmi conoscere più, ma è un obiettivo che mi sono posto, perché farsi conoscere come persona e come professionista, forse si capirebbero tante cose. Mister, ti faccio un po' la stessa domanda
Sì. Ritornando sempre a quella famosa emergenza che avevamo in attacco, tu dicesti passo al nuovo modulo perché sono costretto. Adesso oggi ci dici con il rientro degli attaccanti giocheremo comunque a 4 in divisa. Hai cambiato però a Ferrari. Hai una certezza anche dal punto di vista del modulo? Oppure sì. La 13ª giornata siamo ancora col punto del sì, ho una certezza del modulo, sì. Ma dipende, scusami se dipende da come rispondono gli uomini che hai in questo momento al modulo, penso. Esattamente. Perché in base a quello puoi mettere in campo il sistema di gioco o la formazione migliore. E come rispondono gli uomini che hai a disposizione. Quindi cambia di nuovo modulo, 4-3-1-2? No. Apro una parentesi, Frattali ha avuto una distorsione alla caviglia ieri e probabilmente non sarà disponibile per domani. C'è una caviglia gonfia e il ragazzo ha provato stamattina e non riesce neanche a calciare. Tutti a posto, sì, anche Bida qui. Stanno crescendo di condizione sicuramente, sia Ardemagni che Castaldo che Mogol. Vediamo. C'ho questi dubbi soprattutto nel reparto avanzato, dove devo scegliere i migliori calciatori da mettere in campo.